Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Nel mio ultimo articolo sul mio sito ho fatto un accenno alla terapia sostitutiva con testosterone, argomento molto diffuso sul web, affrontato da specialisti e molto preparati. Il mio accenno riguardava l'utilizzo degli ormoni bioidentici. Tutti noi uomini andiamo incontro a un processo definito come andropausa da alcuni specialisti, termine non ben accettato. Si parla di deprivazione del testosterone, di una sindrome ipogonadica, sindrome dal basso testosterone, ma insomma, in parole povere, il testosterone nell'uomo inizia a essere prodotto di meno dai 50 anni in poi. È un processo fisiologico. La carenza però di testosterone si fa sentire, spesso con la stanchezza psicofisica, incapacità a concentrarsi, problemi nel sonno, modificazioni dell'umore che tende alla depressione, un calo di forza e un calo, questo riguarda il mio lavoro, del desiderio sessuale e della risposta erettile. Quindi spesso sarebbe utile invece dosare il testosterone ed eventualmente, se fosse il caso, sostituirlo o implementarlo con una terapia esterna. Il testosterone che tutti conosciamo è il testosterone sintetico, che può essere somministrato per via iniettiva, non sempre chiaramente semplice, per via orale, ma qui spesso vengono richieste grosse quantità di farmaco per bocca e tra l'altro con delle spese importanti e con un sovraffaticamento del fegato, perché sono tutti prodotti 17 alfa-alchilati che devono essere poi comunque metabolizzati nel fegato. Sono chiaramente sempre farmaci, non dimentichiamolo. Un tipo di somministrazione che ha preso piede negli ultimi tempi al scopo terapeutico, ma abbastanza semplice, è l'uso del gel. Il gel testosterone propionato al 2%, adesso preparato anche nelle farmacie galeniche, quindi di più facile acquisto, praticamente permette di utilizzare dosaggi di gel personalizzati che vengono applicati quotidianamente sulla cute. Le molecole che sono presenti nel gel permettono un assorbimento transdermico e quindi un raggiungimento nel tempo di livelli accettabili. Ma a parte questo, il mio articolo poneva l'attenzione sugli ormoni bioidentici. È interessantissimo, sono ormoni che sono identici agli ormoni prodotti dal nostro corpo, per cui vanno sui recettori a loro chiaramente predisposti, attivando nella stessa maniera i processi metabolici e biochimici che svolge il testosterone in questo caso, ma può essere anche l'estrogeno, progesterone per la donna, attivando quindi quelle risposte che farebbe il testosterone stesso. Differenziandosi quindi dal testosterone sintetico, in cui alcune azioni sono amplificate, sfociando talvolta negli effetti collaterali. Tra l'altro, il testosterone e l'ormone bioidentico permette una personalizzazione più facile della somministrazione e anche una riduzione della spesa, poiché noi possiamo dosare la quantità utile facendoci preparare dalla farmacia predisposta chiaramente alla sintesi, fabbricazione e confezionamento di questi prodotti la giusta quantità. Interessante da seguire, non per ultimo la facilità di somministrazione. Esistono i testosteroni ad assorbimento sublinguale che non richiedono quindi né pasticchette né creme o 10 compresse da assumere al giorno. Io direi una soluzione interessante da seguire e che farà parte sicuramente del mio bagaglio professionale. Con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata.